No. Ho trovato uno spillo nell'orlo. Alessia, prima o poi quella la strozzo. Da, no, no, me lo dai a me questo. Su. Su, dalle bouquet, presto. Allora. Su, andiamo, coraggio, coraggio. Noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Adesso tocca a te. Vuoi tu, Maria Chiara incoronata? Un momento, scusi. Ti devo parlare. Ho sempre saputo che ti chiami anche incoronata. Non scherzare, ti devo parlare sul serio. Ma proprio adesso? Adesso, subito. Scusi. Solo un momento, prego. Gli sposi devono accordarsi su un piccolo particolare della formula. Nessun problema. È stato solo un bacio. Non me la sentivo di sposarti senza dirtelo. Non te la sentivi? E io che pensavo che fossi l'unico punto fermo della mia vita. Stefano, io ho avuto paura. Ho cercato un modo per scappare. E per scappare ti butti nelle braccia di un altro? Va bene, allora se vuoi mandiamo all'aria il matrimonio. Ma come mandiamo all'aria il matrimonio? Bisogna così. Ave Maria. Basta, io ci vedo parlare. Sì. Buonissimo drink qui nel giardino, buonissimo, offerto dagli sposi. Prego, accomodatevi. Venite qui. Marico, ma tu dovevi far poeta, non il cantante di musica. No. Con tutti quei messaggini che mi hai mandato, mi hai fatto sentire una regina. Beh, allora, Vostra Altezza, facciamo una passeggiatina. Sì. Soddisfatto? Stai facendo saltare il matrimonio. Bella pubblicità. Un matrimonio che va a gambe all'aria al momento della cerimonia per colpa di chi? Del wedding planner. Ma sì, fai l'indifferente, tanto sei abituato. Ah, ti notifico che oltre ad aver dato una spallata definitiva all'atelier di tua zia, non hai rispettato gli accordi presi dall'avvocato. Mi sembra che tu abbia fatto lo stesso. Sì, ma non ho baciato lo sposo di cui sto organizzando il matrimonio, io. Ti sei sfogato? Sì, sì. Anche io ti devo dire una cosa. Ieri notte non sono andato a dormire da mia madre come ti avevo detto. Ho passato tutta la notte in bianco. Sei stato con un'altra? No, da solo, in macchina. Ho preso l'autostrada e più guidavo e più mi veniva l'angoscia. E pensavo, ma che sto facendo? L'amo davvero. E poi ad un certo punto ho deciso che non sarei tornato mai più. Ma sei qui, no?
Ho fatto più di 100 chilometri stanotte. Poi arrivato a Venezia ho cambiato idea e quando sono uscito dall'autostrada a Mestre avevo solo voglia di rivedere i tuoi occhi che mi guardavano. Così, come mi stai guardando adesso. E ho pensato che questa voglia non mi sarebbe finita mai. Non ci credo. Tu ti sei inventato tutta questa storia perché ce l'hai con me. Sì, è vero, ce l'ho con te. E non mi è passata per niente. E se non ti avessi detto del bacio? Tu non me l'avresti mai detto queste cose. No. Me le sarei tenute per me. Adesso ti senti meglio? Sì, ma ho ancora paura. Ma ci vuole coraggio ad andare lì e davanti a tutta quella gente dire ti voglio bene. E sperare che duri per sempre, per tutta la vita. Andiamo. Sì. Dammi una mano però. I due fa meno paura. Vieni. Su, amore mio, vieni. Doveva succedere una volta, meglio prima che dopo, no? Ma ti vuoi togliere di mezzo una volta per tutte? Signori! Signore, tutto a posto! Potete rientrare! Tutto risolto. Grazie a te, vero? Sia lodato, ma proprio tanto, tanto Gesù Cristo. Stefano! Sono contento che tu abbia capito. No, prego, purtroppo non ho capito. Prego. Oddio. Ecco, ora. Ti sta bene? Ma come mi sta bene? Per un bacio. Dillo un'altra volta e il pugno in faccia te lo do io. Nora, Nora. Roberto, che ci fai qui? Ciao, devo parlarti, ma tu per tu. Vieni qui. Sì. Scusate. Scusate. Sei sicuro che non hai paura? Perché dovrei avere paura? Tu piuttosto, sei sicura che qui Ugo non ci cercherà? No, sicurissima. Ugo ha paura di salire in alto. Vieni qua. Ah, c'è una vista bellissima da qui, eh? Sì, è meraviglioso qui, è bellissimo. Senti, Nora, tu più volte mi hai detto che vuoi dare un taglio al passato e ricominciare a vivere. Sì, una cosa del genere l'ho detto. Sì, scusami, Nora, non interrompermi perché non è facile, ecco. Io mi sono accorto da tempo di provare per te un sentimento molto forte. Stiamo bene insieme. Più volte mi hai dato occasione di pensare che io non ti sono affatto indifferente. Nora, vuoi ricominciare a vivere insieme a me? Cicci, la tua vita? Cicci, sì, con Cicci è finita da 2 mesi. Povera ragazza, ci è rimasta davvero male. Ragazza? Scusa, ma tu non eri gay? No, chi te l'ha detto, scusa? Ma nessuno, non lo so, pensavo che, insomma, Cicci non è il tuo fidanzato. No, Cicci era la mia fidanzata, giuro, era una donna. Ah, tu parli di Marcantonio Cicci, quell'uomo che hai visto nel mio studio. No, Marcantonio è il mio commercialista, un mio caro amico. Sì, in realtà è pure un bell'uomo. E poi Cicci è il suo cognome. Ho le vertigini. Nora, 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 stai su, Nora. Ti ho chiesto una cosa, ti ricordi? Sì, Roberto, però io non te la posso dare adesso una risposta. Io devo rimettere le cose in fila nella mia vita. È vero, lo capisco. Aspetterò tutto il tempo che sarà necessario. Lo fa tanto. Organizza matrimonio, fa.
organizza tutto a posto, ma che è il momento che... Un bacio. Io non lo volevo dare.